quando una persona è giudicata colpevole di un reato, viene reclusa e allontanata dalla società. In carcere trascorre in cella 22 ore al giorno e per sopportare la routine della vita quotidiana viene impiegata in attività lavorative ripetitive che non contribuiscono alla sua rieducazione. Alla fine della pena, quando riacquista la propria libertà, si ritrova spesso senza una casa dove andare, senza amici, senza un lavoro. Nel 70% dei casi torna a delinquere. Un detenuto costa allo Stato una media di 116 euro al giorno. Moltiplicato per i mesi e gli anni, il prezzo aumenta vertiginosamente. Nel caso di recidiva, i costi crescono ancora. Oggi, in Sardegna, nelle colonie penali di Isili, Isarenas e Mamone, nate nell'Ottocento come luoghi di detenzione per i condannati ai lavori forzati, il lavoro all'aria aperta è inteso come pratica rieducativa di responsabilizzazione, attraverso la cura e l'attenzione per la terra, le piante, gli animali e il proprio lavoro. Dal 2009 sono stati formati alla produzione biologica 930 detenuti, il cui lavoro ha prodotto olio extravergine di oliva, carne suina, formaggi e miele. Gli effetti del progetto hanno inciso positivamente sull'ambiente, sull'economia e sulla società. I prodotti possono essere acquistati negli istituti di pena e sul sito www.galeghioto.com.